E ciao a tutti ragazzi, in questo video andremo a vedere dove è posizionata e come completare la tomba dei caduti presenti nello Shropshire. Come vi mostro dalla mappa, allargando, avvicinando, allontanando la visuale, la posizione esatta è questa. Io tra poco vi mostro anche come arrivarci attraverso un punto di osservazione, così che sia chiaro, puntando anche il punto di interesse, come raggiungere esattamente questo punto. Dopodiché, ragazzi, nel video che seguirà vedremo anche come completare questa tomba. Vi avviso già in anticipo che ci saranno dei percorsi da sbloccare prima poi di trasportare l'oggetto che innesca, che attiva la porta che ci darà la possibilità poi di accedere all'ultima sala. Questa parte del video ve la metto velocizzata, ragazzi, ma è abbastanza chiaro come raggiungere il punto. Dopodiché, prima di lasciarvi al resto del video, come sempre rinnovo l'invito a scrivermi qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Ragazzi, un saluto, buona domenica a tutti, ci vediamo al prossimo video e buona visione. Ciao ragazzi! Mostrami ciò che ci attende. La storia si ripete.
devo cadere o perderò questo oggetto. Se la cascata nasconde qualcosa. Barca è bloccata. Huh?
Straniera, in vita fui Cassivellauno. Sfidai Caio Cesare, detto Giulio. Un uomo scaltro. Noi britannici combattevamo da secoli, ma poi dal mare giunsero romani a migliaia. Raggiunsi i miei nemici, gli Atrebati, gli Iceni, i Cantiaci, implorandoli di unire le forze. Insieme sfidammo le legioni chiuse nelle tartarughe. Molto sangue fu versato, tra vittorie e sconfitte. Cesare dichiarò la vittoria e tornò a Roma. Ma bada bene, straniera, qui non fece ritorno. Attrezzatura notevole.